Ascolta, amico mio, il mio racconto parla di una cosa vinta da un airone. Capitò molto prima che io nacque questo evento che ha per protagonista un grande campione. In quel lontano giorno, maggio del 49, si correva la tappa regina di quel Giro d'Italia. Gli atleti a giocarsi la vittoria, giunti da ogni dove, vinse fin lui, giunto del nord Italia. Dalle colline ai monti del Piemonte, volava alto il nome dell'airone, da una cuneo piena di gente, a Pinerolo dove vinse l'airone. C'era un uomo solo al comando. La sua maglia era bianco-azzurra. La sua squadra era la Bianchi. Il suo nome è Fausto Coppi.